Grazie. Io credo che la ricerca, le ricerche state presentate oggi, danno merito all'osservatorio Accanto Capo di essere davvero una realtà che riesce tra l'altro a riferirsi e a creare importanti sinergie e un po' a mobilitare le istituzioni, il mondo della ricerca, in questo caso i musei storici proprio nel Trentino, obbligandoci a confrontarci da una parte con il nostro patrimonio documentario e a valorizzarlo in modo più opportuno, dall'altra credo anche allargare il campo di indagine e porsi degli interrogativi anche più come dire, legati alla logica comparativa, legata ad un confronto anche con approcci disciplinari e metodologie diverse. Quindi l'interdisciplinarità di questa ricerca e i risultati che sono davvero difficili da commentare in pochi minuti e che sicuramente meritano un'attenzione maggiore, credo che siano un concreto risultato. Noi come Fondazione Universitaria del Trentino abbiamo un centro di documentazione intitolato a Mauro Costani, non voglio aprire discussioni su questo punto in questo luogo della città e dell'università, che si dedica proprio a raccogliere la documentazione dei movimenti degli anni Ottanta. Ecco, sentendo le vostre relazioni, sentendo la mole di documentazione che avete prodotto, mi viene in mente che forse l'idea di limitare il centro di documentazione alla cornice degli anni 70 e degli anni 80, di fronte alle novità o comunque al potenziale di ricerca e documentazione prodotto a partire dagli anni 90 fino al nuovo secolo, forse richiede anche un aggiornamento poi dell'impostazione stessa di questo nostro centro, così anche la valorizzazione dei materiali e in particolare dei funzionali che sono stati raccolti. Credo che la Quadra abbia utilizzato un po' i fondi di archivio dedicati alla Carta della Pace, se non sbaglio, delle nostre istituzioni. Io molto brevemente volevo soffermarmi su due cose, precisando a me che, come valeva per altri, la dimensione della militanza, la dimensione dell'osservazione, come dire, da studioso, da ricercatore, da direttore di un'istituzione molto difficile da mantenere in questo momento. Allora, la prima considerazione riguardava appunto che è una richiesta anche di chiarimento, comunque un tentativo di lanciare una domanda, è che se vorrei capire meglio, insomma, se gli anni 90, che sono stati citati più volte, sono il paradigma di lettura sicuramente di spiegare bene qual è l'esito di quelle esperienze e di quelle forme di pubblicazione. Perché credo da questo punto di vista che dagli anni 90 e il passaggio, per dire, al nuovo secolo, ci siano delle differenze davvero sostanziali. Forse addirittura mi metto in discussione non solo le motivazioni, ma le modalità, ma anche come la stessa società civile ha scelto di declinare le proprie forme di impegno. E su questo forse la militanza pesa, ahimè, ci sarebbe da riflettere, insomma, e magari anche da considerare quando è avvenuto, se è avvenuto un momento di rottura tra queste esperienze. Io credo che quello che è stato detto prima da Abra in particolare, tra l'urgenza umanitaria e l'emergere della complessità della necessità dell'intervento, sia davvero uno dei punti chiave della nostra riflessione. Perché in realtà è chiaro che finita o attenuata l'emergenza umanitaria, la riflessione, la capacità di scavare, la capacità di porsi degli interrogativi anche critici sulle esperienze, sulle modalità di intervento, sulle modalità con le quali si coordina o comunque si finalizza collettivamente l'intervento, siano tra i problemi più grossi. E in questo caso mi chiedo quanto
l'utilizzo, la valorizzazione, la formazione di competenze e di professionalità che sono nate sul campo, ma che hanno bisogno ovviamente di non utilizzare esclusivamente le forme della, ad esempio, dell'associazionismo, le forme del volontariato, sia poi uno dei temi davvero rilevanti. Ecco, a me piacerebbe capire, e sarebbe bene ovviamente aumentare, proseguire la ricerca, quanto ci sia stato appunto questo elemento di svolta. Il secondo elemento, che è molto, non è polemico, assolutamente, molto costruttivo, riguarda il passaggio, un po' le parole usate dall'assessore Sara Ferrari oggi per descrivere l'intervento appunto del Trentino e la vocazione appunto internazionale del Trentino. Allora, Abraham prima nel suo opera ha citato Paolo Bonelli. Paolo Bonelli, secondo me, più o meno consapevolmente, no, cioè molto consapevolmente, ma oggi mi fa un po' sorridere, descrive gli anni 90 come gli anni in cui Trentino ha deciso di internazionalizzarsi. E effettivamente negli anni 90 convergono una serie di investimenti importanti. Allora, siccome è vero che in questo momento discutiamo di una ricerca che non, e dopo sarà la tavola rotonda che parlerà del futuro, io chiedo alla tavola rotonda di confrontarmi su questo punto, ovvero quella spinta che hanno avuto molti territori, molte soggettività che esistono in dimensioni territoriali, ma che hanno deciso proprio a partire dalla guerra ai nostri confini, mettersi in gioco quel tipo di stagione, quel tipo di grande anche investimento, oggi andrebbe, come dire, verificato. Io non credo che andremo a storicizzare, come dire, questa forma di impegno, ma oggi sicuramente dobbiamo cominciare, come dire, a discutere davvero quanto di quella grande sfida, di quella grande apertura, magari anche un po' maldestra, magari anche un po' naif, magari anche un po' sopra le righe, oggi abbia trovato, come dire, trovi davvero la continuità per andare avanti. Io non lo dico appunto polemicamente, lo dico da attore del sistema, e da attore del sistema dico ognuno dovrebbe fare la propria parte per declinare meglio questa apertura, questa capacità di andare altrove. Gli elementi in parte sono molto positivi, comunque c'è una pluralità di soggetti, ci sono molte forze in campo, molte forze intellettuali, ci sono generazioni diverse che si confrontano con questo tema, ma forse, come dire, essere un po' più puntuali e forse anche un po' più critici nel leggere oggi come si stiano, quale esito hanno avuto queste grandi aperture, queste grandi sfide degli anni 90, sarebbe davvero interessante provare a verificarle insieme. Non appartiene ovviamente alla dimensione della riflessione storica, appartiene alla riflessione che l'opinione pubblica deve svolgere l'insieme dei fattori che costituiscono le nostre.